Buonasera, continuiamo, diciamo, lo svolgimento degli esercizi per il calcolo delle tolleranze e calcoliamo, diciamo, questo tipo di, espresiamo questa tolleranza, 75 più 7 è 5. Ricordiamoci che P è per l'albero, e perché P è per foro perché è maiuscolo, l'N è per l'albero perché è minuscolo. Allora, partiamo prima dall'IT, l'IT lo ritrovo da questa tabella qua, di sinistra. Vediamo che l'IT è per il 5, prendo l'albero da 50 a 80 perché è 75. Allora, per il foro, per l'albero, quindi per il 7 che è il foro, per il diametro 5 viene 30 micromillimetri, per il 5 viene 13. Quindi posso riportare per il foro il T 0,03 mm, magari volto un po' più grosso di spessore, ho messo un po' troppo basso, con lì CTRL V. Poi, il diametro nominale lo posso riportare, è 75 mm. A questo punto, quest'altra si è detto era per 5, 13 mm. Quindi per l'albero, il DN uguale per tutti e due 75 mm, l'IT è 13 mm. Facciamo questo. Confusione. Beh, quindi ora andiamo a determinare ora la lettera, IP per il foro, IP per il foro, 75 sta qui, è meno 32 ed è le S. Quindi qui è S blu. S uguale meno 0,032 mm. Poi abbiamo l'albero che è l'N ed è 75 più 20 ed è l'EI, quindi verde. EI e I minuscolo uguale 0,020 mm. A questo punto posso ricavare qui le I in blu, quindi le I. Allora, io so che l'IT è uguale a ES meno EI. Da cui ricavo che, scorso le S deve valere I uguale a S meno II. Sostituisco ed è meno 0,032 meno 0,03 e questo fa meno 0,062 uguale
meno 0,062. A questo punto posso rilevare il diametro, questo è un millimetro ovviamente, questo qui è un millimetro. A questo punto posso rilevare di massimo, di massimo che è uguale a diametro nominale 75 più o meno fa meno 0,032, che sarebbe più aperta parentesi meno 0,32, e questo vi vale a fare 75 meno 0,32 e fa 74,968 millimetri. Analogamente riavvi di minimo, che è uguale a 75, è uguale a 75 più meno 0,062 e fa 0,0938. E questo è il foro. Ora andiamo a vedere l'albero verde campo. Allora, qui abbiamo che è uguale a ES, quindi questo qui che cosa mi dice? Mettiamolo sotto, che sollei, quindi ES uguale a IT più IT più EI, quindi uguale a, qui non è 13 ma è 0,013, ho fatto un errore, qui è 0,013 millimetri. Quindi ES qui è uguale a IT 0,013 più EI che è 0,02, che è uguale a 0,033 millimetri. A questo punto posso rilevare il di massimo è 75 più ES, ES che è 0,033, che è uguale a 75,033. Ovviamente millimetri. Sotto è 75 più EI, EI che è 0,020, ho calcolato i diametri, mi resta solo a calcolare i giochi. Il gioco sarà il di massimo e di massimo meno di minimo con l'arancione, quindi avrò che il di massimo è 74,968 meno di minimo 75,020. Questo è uguale a meno 0,052 millimetri. A capo, questo è di minimo, quindi è 74,938 meno il di massimo che è 75,033, e questo viene meno 0,62 più 33 fa 95, 0,95. Essendo tutte e due con meno, questo tipo di accoppiamento è l'ultima categoria, è con P.
interferenza. Va bene? Perché sono tutte e due minori di 0. Va bene? Qui questo qui non è interferenza, ma questo qui è con che incertezza. Se uno è positivo o negativo. Qui abbiamo terminato questo esercizio.